negli spalti, nei palazzi dove si decide insomma la buona e la cattiva sorte del calcio italiano, voglio dire, fuori dagli stadi. Quindi probabilmente questo non è il problema principale che c'è nel calcio, però quello che voglio dire è che un campionato più bello fa il bene di tutti. Molto bene, io adesso salutando Valerio Valeri che ci ha raggiunto in studio. Scusate il ritardo. Mettiamo due o tre canzoni, così lasciamo riposare un attimo le orecchie dei nostri cari amici radioascoltatori e poi ritorniamo in studio e continuiamo a parlare, anche perché ci sono novità stuzzicanti sul mercato e anche sulla questione stadio. Ciao gioventù. In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. I'd leave it all over you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. By the way, huh. Because I'm happy. Clap along with you.
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, kingdom. Bring me down, your love is too high. Bring me down, kingdom. Bring me down, I said. Bring me down, kingdom. Bring me down, your love is too high. Bring me down, kingdom. Bring me down, I said. We're up all night to the sun.
to get lucky. We're up all night 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 to get lucky. Eccoci tornati. E rieccoci qua. Siamo sempre tre. Tre somari e tre briganti. Bene, dove stanno i somari? Uno, due e tre. E i briganti? E i briganti tre, arriveranno. Due e uno. Bravo. Sballa. Anche perché siamo io, mamma, te tu. Sempre questi luoghi comuni a fare da padrona. E dunque, io chiuderei, stenderei un velo pietoso sulla partita, ma soprattutto sugli episodi, diciamo, che riguardano anche la Juventus, anche perché prima abbiamo mandato una fantastica canzone che è In questo mondo di ladri, e penso che, essendo il mondo di ladri, Alibaba e 40 ladroni la fanno da padroni. Beh, avevamo anche in serbo, purtroppo per problemi tecnici abbiamo potuto caricarle, anche la marcia imperiale di Guerre Stellari, simbolo del male che avanza. Esatto, del potere della del palazzo, della palazzina. E anche del condominio, direi. Ma io direi anche del pianerottolo, perché ormai siamo, ormai è questo il calcio italiano in Europa. Un pianerottolo, non è più nemmeno un palazzetto dei due piani. Bene. No, comunque, insomma, per chiudere sulla Juve, la speranza è che l'anno prossimo, come sembrerebbe, insomma, da alcune voci ascoltate in giro, Antonio Conte potrebbe non essere l'anno prossimo ancora di nuovo l'allenatore della Juventus. Questo, secondo me, da una parte almeno è garanzia di non ascoltare più certe conferenze, certe dichiarazioni, levarsi da davanti un personaggio insopportabile come il pugliese. E poi chissà, magari la Juve perde anche qualcosa di carisma nello spogliatoio. Comunque vedremo, anche perché insomma l'estate è ancora lunga e credo che prima dell'inizio del mondiale, quindi prima del 12 giugno, certe notizie non avranno né conferma né smentita ufficiale. Due considerazioni sull'argomento. Antonio Conte sicuramente è un valore aggiunto per la Juventus, nel senso che sicuramente tatticamente ha saputo dare quel qualcosa in più, ma soprattutto a livello di morale ha fatto soprattutto spogliatoio all'interno della Juventus, riuscendo a gestire anche giocatori difficili come Tevez e chissà Osvaldo, ma chissà anche se parterà la rosa da Juve l'anno prossimo. L'altra considerazione è che, bene o male, Conte so 2 anni che fa così. Cioè, nel senso, l'anno scorso ha vinto 2 campionati e ha detto: attenzione, perché io non rimango se non lottiamo per qualcosa di importante. Gli hanno comprato Tevez. Quest'anno ha fatto la stessa pantomima. Mo, se non gli vendo, si minacciano di vendere Pogba, magari di alleggerirsi ulteriormente per poi fare qualche altro acquisto. Se comunque avviene questo acquisto, questa cessione di Pogba,